E con questa leggera brezza di vento e questa musica così malinconica, Federic vi dà il benvenuto nel 35esimo e ultimo episodio di Pokémon Violetto! Il 18 novembre 2022 esce Pokémon Violetto e Scarlatto, i nuovi giochi per Nintendo Switch di casa Nintendo, nona generazione Pokémon. E a distanza di un mese, esattamente il 17 dicembre 2022, chiude la serie di Federic. E io sono contentissimo di avervela portata, nonostante i miei continui problemi di salute in questo periodo. Sapete che alla Milan Games Week mi sono preso un accidente che non finisce più. Tosse, febbre, mal di gola e tutto il mondo possibile e immaginario, ma ce l'ho fatta. Mi sono impegnato e nonostante questo oggi sono qui con il 35esimo episodio. E quindi ragazzi, un bel mi piace, un commento e l'iscrizione qui sotto per questa penultima volta. Perché è vero, per ora è l'ultimo episodio, ma usciranno i DLC, devo completare il Pokédex e oggi partiranno anche le nostre guide extra. Perché vi devo spiegare come fare soldi, come salire velocemente di livello, come catturare il Charizard 7 stelle Ride. Insomma, abbiamo da fare veramente un sacco di cose. Quindi, catturiamo oggi il nostro ultimo leggendario della sciagura. Ho lasciato per ultimo proprio lui, che si trova a sud di Paldea, perché è dove noi abbiamo iniziato la nostra avventura e dove la concluderemo. Quindi, Santuario del Legno Marcito. Eccolo qui. Si trova proprio in quella direzione e la mappa che avete qui davanti agli occhi segna tutti i punti dove si possono trovare i paletti per catturare l'ultimo leggendario. La particolarità di questi paletti è che sembrano essere stati messi appositamente per creare un percorso e quindi partiremo da quello più a ovest per poi andare verso nord e prenderli tutti in successione. Voi fate pure uno screen a questa mappa se volete sapere la posizione esatta di questi paletti. Il primo paletto si trova proprio qui e raggiungiamo subito facilmente questo posto. Andiamo Miraidon! Ah, non vedo l'ora di portarvi tutte le guide extra, eh? Ho un sacco di cose da spiegarvi e farvi vedere, quindi non preoccupatevi che la nostra avventura non finisce qui. E poi me l'avete scritto in tantissimi, di farvi queste guide extra. Abbiamo un po' di cosette, ma voi non preoccupatevi, continuate a seguirmi. Allora, raccogliamo alcuni oggetti che all'inizio del gioco non potevamo raggiungere per via dell'altezza, ma ora ci siamo. Primo paletto, che dovrebbe trovarsi proprio lì, paletto di colore viola. Così, estraiamo il paletto. Bene, primo di 8. Preso. Adesso, come già detto, sembra che questi paletti formino un percorso. Moneta di Gimmigool. Mia, non me la faccio scappare. Allora, prima di tutto, il prossimo paletto si trova proprio qui. E lo potremo raggiungere facilmente volando. Quindi andiamo, Miraidon! Sì, sì, ve l'ho detto, sembra proprio come se fossero stati messi in successione. Allora, dovrebbe trovarsi nascosto qua sotto? Sì! Eccolo là, lo vedete? Questi sono tutti facili da prendere e non vi farò tagli, eh? Così che possiate seguirmi attentamente. Vai, altro paletto. 2 su 8. Benissimo. Adesso prendiamo anche questa MT qua sotto. Mia. Oh, ce ne sono un paio nascoste là sotto. Queste mica le avevo viste, eh? Ferartiglie. Cura totale. E prendiamo anche questo strumentino qua. Ora, prossimo. Si dovrebbe trovare proprio qui. Eccolo qua. C'è proprio un vortice. Tra l'altro. Caramella rara. Non male. Sali, sali, Miraidon, sali. Sì, vedete? C'è questa montagna che è proprio un vortice. Vai, 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 vai. Ma guardate che strana conformazione, eh? Vero? Ole! Certo che si fa fatica a salire con Miraidon, eh? A fianco ai paletti, se ci fate caso, ci sono sempre i Gimmigool. Vai! Altro!
Benissimo, 3 su 8, preso. Il prossimo paletto sarà proprio vicino al ponte, qui. Ma li hanno messi proprio attaccati, Cioè, pazzesca sta cosa. Vediamo se c'è qualche strumento, come sempre, senza farci scappare nulla. Io spero, ragazzi, che questa mia guida vi sia piaciuta. Avrei voluto portarvela nel più breve lasso di tempo possibile, ma così non è stato. Già. Forse fare le fiere durante un gameplay non è proprio la scelta più giusta, Avete anche voi ragione. Perché c'è l'alto rischio di ammalarmi. Dopotutto, in quei giorni ho incontrato, penso, più di 4.000 persone. Avrò fatto 5-6.000 foto e altrettanti autografi. La possibilità c'era. Comunque, 4 su 8. E il prossimo dovrebbe trovarsi qua. Facciamo un bel salto qua. Questa è una specie di scorciatoia. Questo è stato il primo paletto che abbiamo incontrato durante la nostra avventura. Vi ricordate? Era bello nascosto. E noi, nonostante questo, l'abbiamo trovato e l'abbiamo commentato insieme. È stato proprio il primo. E ci siamo domandati appunto cosa fosse. Vedete? Eccolo qui. Benissimo. E infatti non ci sono strumenti perché questa zona già l'abbiamo visitata abbastanza. Vai, altro, 5 su 8. Bene, ora apriamo la mappa. Il prossimo è leggermente più lontano, esattamente qui. Ma lo possiamo raggiungere tranquillamente dall'area 3 sud. Quindi facciamo un piccolo volo. Benissimo. Adesso andiamo qua sopra. E dovrebbe stare laggiù. Così. Oh, prendiamo questo strumento. Me l'ero dimenticata questa MT. Campo elettrico. Ed ecco qui il paletto. Ok. Preso. Benissimo. Yes. Ne mancano solo due. In particolare uno è bello lontano, mentre l'altro è proprio attaccato al tempio. L'altro dovrebbe trovarsi vicino all'Ostazones. Ed è proprio attaccato a questo centro Pokémon. Anche questo l'abbiamo trovato durante l'avventura. Se non ricordo male, prendiamo questo strumento. Là in cima. Guardate, non imposto nemmeno il segnalino perché me lo ricordo. Come se fosse ieri. Infatti. Eccolo qua. Sì, lo vidi dal mulino. Ed era notte. Si illuminava tantissimo. E anche questo paletto è stato fatto. E siamo a 7 su 8. L'ultimo si trova proprio al tempio invece. Quindi raggiungiamo il tempio. Quindi dovremmo volare proprio qui. L'ultimo si troverà qui vicino. Qui. Che ricordi? Vi ricordate nell'episodio numero 3? Che qui abbiamo incontrato il nostro primo Wiglet. E ci siamo chiesti effettivamente come si catturasse visto che si nascondeva. Prendiamo questa MT. Questa zona non l'ho esplorata troppo, Per niente, anzi. Mi manca ancora da recuperare alcuni strumentini. Ma durante i raid, le varie guide, raccogliamo tutto. Prendiamo questo. E andiamo di qua. Guardate quanti strumenti. Stordiraggio. Così. Vai. Prendiamo anche questo. E questo. Che precisione. Si vede che mi sono allenato un po' con Miraidon. Dai, un po' sì, Ed ecco là il tempio. Vedete? Sta proprio lì sotto. Sì, sì, qua non ci sono proprio mai arrivato. E infatti mi manca da raccogliere veramente tanta roba. Questo è il tempio. Eccolo qua. Come vedete c'è un'ultima catena. Ogni volta che raccogliete un paletto, una catena si distrugge. Ok? In questo caso manca l'ultima e il paletto dovrebbe trovarsi proprio qua sopra. Allora, dovrebbe trovarsi qui. Vediamo un po'. Eccolo qua. E infatti, raccogliendo questo, l'ultima catena si spezza e il Pokémon leggendario della sciagura numero 4 esce. Sì. Ciam. E proviene proprio da qui sotto. Prendiamo quest'ultimo strumento. Una bella Pokéball. E scendiamo. Vedete? L'ultima catena non c'è più. Come sempre vi ricordo di salvare. Onde evitare, no?
dispiacevoli sconfitte e attiviamo il sigillo. L'ultimo. Apriamo il santuario. Tocchiamolo. Ed ecco qui l'ultimo Pokémon della regione di Paldea. Che tra l'altro è stupenda questa lumaca. Guardate. Ha praticamente gli occhi, no? Su queste antenne. Che poi sono dei rami. Wow. Bellissima anche la musica di Wo Chien. Come sempre io non so che mosse fargli. Questo è un po' più complicato perché avendo Giga Assorbimento recupererà sempre energia. Ma colpo di fango piano piano riesce a indebolirlo abbastanza. Ottimo, è già un Pokémon abbastanza lento, eh. Ripicca. Wow, ottimo perché il Bitorso Lelmo comunque eleva abbastanza. Dobbiamo metterlo almeno a vita rossa, contando che si ricaricherà con Giga Assorbimento. Ancora ripicca, va benissimo perché il Bitorso Lelmo leva quel poco che basta, no? Per metterlo a vita gialla. Ora, io proverei subito a paralizzarlo. Quindi entra in mio soccorso, Rocky. Tuonda! Bene. Ovviamente una volta terminate tutte le guide extra, che inizieranno a breve, io continuerò gli spacchettamenti e ho ancora tantissime cose da aprire che sono uscite in questo periodo. È un problema, eh. Questa cosa che si ricarica è veramente un problema. Scintilla. Dobbiamo riuscire a... non mi piace. Sicuramente la Timer Ball farà caso nostro più avanti. La Master Ball la tengo perché con i DLC può essere che ci presentino un nuovo leggendario. Quindi non si sa mai. Niente, anche Rocky va giù. La difficoltà di indebolire questo qua è veramente alta. Tinkaton. Proviamo con Vorticolpo. Non dovremmo levarli troppo, eh. Infatti, non li leviamo niente. Vigor Colpo. Anche lui. Altre mosse io non voglio fargliele. Boh, proviamo con una Ultra Ball, dai. Proviamo con l'ultima. Ok. Uno, due, tre. Non ci credo! Prima ball, prima cattura! Beh, ottimo. Per ora è il più facile. Benissimo. A differenza sua, il pesce ci abbiamo messo un sacco a prenderlo. Buio, erba. Riesce ad assorbire l'energia vitale della vegetazione, facendo seccare all'istante i boschi e rendendo sterili i campi. Mamma mia, ragazzi, leggendario anche questo, devastante. Lo aggiungiamo un attimo in squadra e vediamo un attimo com'è la sua texture fuori dalla ball. Wo Chien! Per completare il Pokédex ci vorrà un po', eh. Oh. Beh, ragazzi, nulla da dire, eh. Si presta benissimo alla natura sconfinata di Paldea. Guardate qui. Peccato che lui faccia seccare i campi e distrugga tutto. E niente, signori, con questo tramonto io direi che ce lo gustiamo anche insieme, no? Terminiamo per ora la nostra avventura qui a Paldea. Il sole tramonta, la nostra serie tramonta. Ma ci sarà sempre un'alba qui sul canale di Federic. Un bacione. Ci vediamo presto con un nuovo video. Iniziano le nostre guide, quindi non perdetevele perché vi spiegherò un sacco di cose bellissime. Grazie a tutti per aver seguito la serie. Scrivetemi qua sotto un parere a riguardo. E se vi ha emozionato, se vi ha intrattenuto, se vi ha aiutato. E noi ci vediamo. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.